Bentornati a Mondo Carota. Siamo qui con panna, nocciola e cacao. Lo sapevate che i conigli odiano tantissimo stare da soli? Loro sono in tre. Per questo oggi vogliamo dirvi che da soli i conigli si annoiano tantissimo. Loro amano stare in compagnia, vostra ovviamente, ma soprattutto quella dei loro simili. Quindi pensateci bene, perché un coniglio da solo si annoia, magari potrebbe anche andare in depressione, invece con un suo amico in coppia è tutta un'altra cosa. Quando decidete di prendere un compagno per il vostro coniglietto, innanzitutto assicuratevi che entrambi siano sterilizzati, sia per evitare cucciolate indesiderate che per evitare problemi durante l'inserimento. Durante l'inserimento è bene avere uno spazio neutro dove far incontrare i coniglietti e farli incontrare per piccoli incontri ogni giorno finché piano piano non imparano a conoscersi e ad andare d'accordo. Piano piano vedrete che si trasformeranno in una coppia molto unita e affiatata. Con quali animali vanno d'accordo i conigli? Se in casa avete già altri animali, è molto importante valutare se possono andare d'accordo o meno con il vostro coniglietto. Con i cani potrebbero esserci problemi qualora si trattasse di cani da caccia. In questo caso normalmente noi sconsigliamo di farli vivere insieme, piuttosto se avete due ambienti separati potete tenere il cane da una parte e il coniglio dall'altra. Per quanto riguarda i gatti non ci sono grossi problemi perché il gatto non vede il coniglio come una preda, è troppo grosso, quindi normalmente possono convivere tranquillamente, sempre sotto la vostra supervisione. I conigli vanno d'accordo anche con le cavie, con i porcellini d'India, quindi fatto un inserimento potrete vedere che andranno d'accordo proprio come una coppietta felice. Assolutamente no ai furetti. Il furetto è il nemico naturale del coniglio, quindi noi sconsigliamo assolutamente in qualsiasi caso questo tipo di convivenza. Ricordatevi che in due è meglio e mi raccomando, non abbandonateli!